Solo pochi giorni fa la notizia da parte del presidente Roberto Occhiuto dell'assegnazione dei lavori per il nuovo ospedale di Vibo. Oggi i sindacati hanno organizzato a Lamezia una conferenza stampa per parlare, come l'hanno definita loro, delle grandi incompiute calabresi, cioè le strutture sanitarie ospedaliere che attendono la realizzazione. Focus è sull'ospedale di Vibo, quello della Piana di Gioia Tauro e della Sibaritide. Stiamo parlando di progetti del 2007, ormai con decenni di progetti esecutivi. Purtroppo il quadro economico di questi progetti è stato messo in discussione anche al caro materiali che la pandemia prima, la guerra dopo ha messo in difficoltà, e noi siamo molto preoccupati perché questi progetti, se non vengono rimodulati nei conti economici, rischieremmo veramente di fare incompiute per l'intera Regione Calabria. Vorrei invitare il Presidente della Regione Calabria, nel momento in cui ripartiranno i lavori sull'ospedale di Vibo o nel momento in cui inizieranno, e lo speriamo in tempi brevissimi, anche i lavori, e quindi partirà il cantiere anche nella Piana di Gioia Tauro, a verificare il piano economico finanziario. Si tratta di progetti appaltati molti anni addietro, quindi con prezzi legati al periodo pre-Covid, pre-crisi in Ucraina, e quindi vanno necessariamente rivisitati e rivisti, altrimenti incorreremo nei ritardi e nel fermo che hanno portato l'ospedale della Sibaritide ad essere oggi un ospedale completamente senza maestranza. L'impegno, ci mancherebbe altro, il Presidente Occhiuto l'ha preso, però oggi abbiamo bisogno di risposte, perché senza risposte non si va da nessuna parte, quindi non possiamo dare risposte ai calabresi sapendo la sanità calabrese è proprio in ginocchio. Quindi, sapendo già questa, partendo da questa prospettiva, mi auguro che il più presto possibile si possano dare indicazioni per far sì che questi benedetti ospedali partano una volta per sempre.